Ciao, buongiorno. Guarda che sorriso che ho. Perché nonostante che sia un freddo becco qua, esattamente non so quanto ci sia, ma dovrebbe esserci meno uno al momento. Finalmente mi sto recando a... È uno sport meraviglioso, io vi consiglio di provarlo. Anzi, contattatemi se volete provarlo, che venite con me a giocare. Ovviamente non oggi che è tardi, ma un'altra volta, perché noi cerchiamo persone. E non si tratta altro del connubio perfetto tra il calcio e il golf, ossia si gioca nei campi da golf e consiste essenzialmente nel calciare una palla da calcio dentro a delle buche molto più grandi di quelle normali, ovviamente circa 52 cm, nel minor numero di colpi, vedere possibile. Dei posti favolosi, di conoscere gente che se no non avresti mai incontrato nella tua vita e di passare una giornata all'aperto in dei posti meravigliosi, come dicevo. Palla in buca! Allora, ciao a tutti, sono qui con i nuovi ragazzi, fatto un saluto, Cristian e Chicco. Come vedete, i nostri colori sono un attimo cambiati. Grande Maurizio! Ma perché? Perché in questa lega c'è bisogno che la squadra abbia una sua SD. Abbiamo tutto il campionario. Noi Bologna, non avendola, ci siamo appoggiati a loro, che gentilmente ci hanno accolto nella loro squadra. Quindi quando giocheremo in LNF saremo del Rimini molto molto contenti. Eccomi qua, finalmente sono arrivato. Come vedi, non sono in rosso-blu, sono in bianco-rosso, perché come spiegavo prima abbiamo varie federazioni dove si gioca a foot golf e quella che organizza il torneo di oggi è l'LNF, ossia la Lega Nazionale Foot Golf. E per avere una squadra all'interno di questa lega bisogna avere una SD registrata, visto che noi ancora non l'abbiamo, perché siamo una piccola realtà come Bologna. Ci siamo appoggiati ai ragazzi del Rimini Foot Golf, che gentilmente ci hanno adottato. E quindi oggi sarà il nostro esordio con la maglia biancorossa. Finalmente siamo sui campi. Allora vi faccio vedere che cosa hai la possibilità di vedere se vieni a provare il foot golf. Hai la possibilità di giocare in questi ambienti qua sensazionali. Ora può darsi che tu veda qualcosa di bianco, perché essendoci un grado è veramente frescuccio stamattina, come dire. Infatti c'è anche un po' di ghiaccio nei laghetti. Probabilmente oggi non vedremo ponghe sull'erba, perché saranno rintanate da qualche parte. E lì, come vedete, ci sono i ragazzi dei primi gruppi che si apprestano ad aprire la giornata. Facciamo un saluto a Chicco. Hai qualcosa da dire ai nuovi che vogliono venire a provare a giocare? Non nulla da dichiarare. Qualcosa sul foot golf? Oh, ditemi se non assomiglia a De Luigi. Ancora? Sì. Beh, guarda, anche... È anche più simpatico, forse. No, Fabio è simpatico. Vai, andiamo a vedere i primi gruppi che partono. Sant'Arcangiolese, Doc, abitiamo io e Fabio, abitiamo a casa di sua mamma a 100 metri di distanza. Allora vedi, c'è qualcosa che non si DNA, sa per DNA, casa. DNA Sant'Arcangiolese. Che c'è la salita, che poi giusto è così. L'altra regola è delle stradine. Molte buche, soprattutto quella la 15, non mi ricordo come la chiamano, quella in salita, c'è la strada che attraversa. La regola dice che potete droppare in un punto equidistante fuori dalla strada, ma attraversa completamente la buca, quindi è impossibile trovare un punto equidistante. Quindi mettiamo la regola locale che se dovete attraversare una stradina, tirate da dove ristoro alla buca tra la 7 e la 8, e quindi quando tornate indietro l'avete anche tra la 14 e la 15. Questo è il primo gruppo che sta calciando e sta aprendo la giornata. Parlo piano per non disturbare. Buongioco. Ciao, buon gioco.
Ecco Chicco che si appresta a calciare. Aveva dichiarato che avrebbe fatto un eagle. Un eagle è chiudere la buca in due colpi in meno del previsto. Quindi in questo caso, questo è un par 4, avrebbe dovuto chiuderlo con due colpi per effettuare un eagle. Eccoci qua, io ho già finito, sto seguendo altri giocatori, parlo piano per non dar fastidio. Questo è quello che posso godere, è quello che si vede giocando, guardate che roba, che spettacolo. Invece per quanto mi riguarda, oggi ho fatto due fuori limite, che vuol dire aver perso quattro colpi perché mi sono distratto, però ho comunque concluso a meno 6, che è un risultato molto buono, sono contento, non andrò a premio, però fare meno 6 con due fuori limite vuol dire che ipoteticamente potevo fare meno 10 ed essere a premio. Considerato che non gioco da 3 mesi, sono molto molto soddisfatto comunque. Ti saluto, ci vediamo alla prossima diretta e buona domenica.